Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Vediamo questo primo sondaggio fatto da TP, termometro politico, il 28 di novembre del 2020. Cominciamo con le intenzioni di voto politiche nazionali. Il primo partito è la Lega di Matteo Salvini con il 24,6%. Il secondo partito è il PD di Nicola Zingaretti con il 20,5%. La distanza tra la Lega e il PD è del 4,1%, mentre il terzo partito è Giorgia Meloni con Fratelli d'Italia con il 16,6%, che ha una distanza dal PD del 3,9%. Mentre il quarto partito è il Movimento 5 Stelle che è al 14,5%. Ormai il Fratelli d'Italia ha allungato sul Movimento 5 Stelle, quindi ha un 2,1% in più di vantaggio. Mentre il quinto partito è Forza Italia di Silvio Berlusconi con il 6,4% a distanza siderale dai primi quattro partiti, mentre il sesto partito con il 3,3% è Azione di Carlo Calenda, al di sopra della soglia di sbarramento. Al di sopra della soglia di sbarramento, l'ultimo partito, il settimo, è Italia Viva di Matteo Renzi con il 3,1%. Tutti gli altri che adesso vi menzionerò sono sotto la soglia di sbarramento, quindi in un'eventuale nuova elezione sarebbero tagliati fuori dalla politica per tutta la legislatura, non potrebbero entrare né in Parlamento né come deputati né come senatori. Quindi adesso segue la sinistra con il 2,9%. Poi c'è Italexit di Gianluigi Paragone, espulso dal Movimento 5 Stelle, e poi c'è Più Europa con l'1,3%, mentre i Verdi hanno un 1,1% e PC, Partito Comunista, con l'1%. Tutti gli altri partiti messi insieme racimolano un 2,9%. Ma andiamo a vedere quella che è l'area di governo, che percentuale ha. Il PD abbiamo un 20,5% e gli sommiamo il Movimento 5 Stelle con il 14,5%. 5%. Dobbiamo sommare il 3,1 di Italia Viva e poi dobbiamo assommarci più Europa con l'1,3. Abbiamo 39,4%. Mentre l'area di opposizione, il centrodestra, dobbiamo sommare il 24,5% 6 della Lega al 16,6 dei Fratelli d'Italia e il 6,4 di Forza Italia. Poi questi sono tutti i tre principali partiti, 47,6%, quindi una distanza di oltre 8 punti percentuali dall'area di governo. Ma vediamo poi che cosa viene chiesto agli intervistati. La fiducia nel Premier Giuseppe Conte. Chi ha molta fiducia è il 21,2%. Chi ha abbastanza fiducia è il 20,4%. Quindi chi ha fiducia in Conte, dobbiamo fare la somma del 21,2% più il 20,4%, abbiamo un 41,6% di persone che hanno fiducia nell'operato del Premier, mentre chi risponde non so è l'1%. Chi ha poca fiducia è il 9,2%. Chi non ha fiducia per nulla è il 48,2%. Quindi abbiamo un 57,4% di persone, praticamente due italiani su tre, che non hanno fiducia in Conte e automaticamente neanche nel governo. Poi viene chiesto in quale dei seguenti medici lei nutre più fiducia e al primo posto abbiamo Galli con
con il 23,5%. Al secondo posto Bassetti col 18,8%. Al terzo posto Zangrillo con il 13,1%. Al quarto posto Crisanti con l'8,3%. Al quinto posto Burioni con l'8%. E poi a distanza siderale abbiamo Palù al sesto posto 0,7%. Locatelli al settimo posto 0,6%. Tarro all'ottavo posto con lo 0,4%. E poi abbiamo Montanari al nono posto con lo 0,4%, altri tutti messi insieme 4,8%. Chi dice nessuno di questi è il 10,4%, chi risponde nonzo, non so, è l'11%. Un'altra domanda che viene fatta è questa: secondo lei è giusto che Forza Italia sostenga l'attuale esecutivo? E il 44% della maggioranza dice è accettabile solo il voto a favore a singole leggi, non un appoggio organico. Mentre il 41% dice no, sarebbe un ribaltone inaccettabile. Mentre chi dice sì è necessario è il 12,9%. Quindi anche qui abbastanza contrastata questa domanda. Realmente. Poi la domanda sulle piste da sci dovrebbero essere aperte a dicembre. Il 49,9% dice no, si rischia una risalita dei contagi come dopo l'estate. Il 30,4% dice sì, non possiamo privare gli italiani anche di questa libertà. Il 15,3% dice sì, ma con chiusura di rifugi, bar e ristoranti. E il 4,4% risponde non so. Forse gli italiani non hanno capito che il sondaggio non è riferito a chi va a sciare. Il problema non è andare a sciare o non andare a sciare. Il problema è il danno economico che si fa al settore. Cioè, quello che si sta discutendo non è, oh, voglio andare a sciare, la priorità. Non è quello di andare a sciare. È che questo sport ha un indotto economico enorme. È una parte economica importante di molte regioni del nord Italia. Ovviamente non ci sono impianti sciistici in Calabria, in Sicilia, beh, magari sull'Etna, in Puglia, e quindi chi non ha mai sciato e chi è lontano dice: ma sciare cosa c'entra? Ma il problema non è lo sci, lo sciatore, il problema è la parte economica che si va a fermare. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook, in Instagram, nell'altro canale di YouTube, Teleitalia, seconda rete. Grazie e buon proseguimento di giornata. Arrivederci.